Va bene, l'altra cosa che volevo chiedervi è se secondo voi il PEGI come sistema di classificazione è adeguato e affidabile, nel senso che una cosa secondo me abbastanza evidente è che vengono considerati per adulti argomenti, azioni, singole cose che al cinema e alla letteratura vengono considerate per tutti. Da un lato magari c'entra il fatto che appunto sappiamo che poi qualsiasi gioco finisce in mano ai ragazzini, dall'altro c'è, come dicevamo prima, il discorso che l'interazione rende più forte il contenuto. Secondo voi è così? Cioè è giusto considerare, non so, la semplice uccisione una cosa molto più forte e quindi con un limite d'età più alto rispetto al cinema? In Splinter Cell non si vede niente che non si veda in un film che al cinema non è vietato neanche ai 14 anni, eppure c'ha comunque un rating, credo almeno 12-14, no, nessun. Scusa, Giobbe, hai sotto mano un sistema di classificazione PEGI per ricordare che c'è 3, 3 più 8, 16 Allora, di c'è 3, stabilità. 7, 12, 16, 18. E io sono abbastanza Ecco. sicuro che nei videogiochi, perlomeno adesso non ho esempi recenti, ma ho spesso notato che si vedono segnalate come 16 e 18 cose che assolutamente al cinema non sono vietate ai minori di 18 o di 14 anni. Suppongo sia l'interazione il problema. Sì. Devi sempre, per me, devi sempre valutare quanto tu ti possa sentire responsabile di ciò che fai all'interno di un videogioco. Cioè, perché tu non consideri sparando, facendo fuoco amico, ammazzando un tuo compagno di squadra moralmente rilevante, mentre se lo vedi al cinema un amico che spara ad un altro è moralmente rilevante? Però se te lo chiedi a 16 anni è preoccupante, o a 12 anni. Beh, certo, il videogioco però è questo che fa, cioè io permetto di sperimentare come campo d'azione un'azione e quindi di eliminare la componente morale, se vogliamo, che poi è quella che cerca di tutelare con il PEGI, ovviamente, cioè la componente morale, cioè nel senso non, occhio a ciò che sono i contenuti perché potrebbero essere magari offensivi o quello o quell'altro per secondo le fasce d'età. Tu ti senti, Gio, ti faccio la domanda, te la giro, responsabile moralmente quando ammazzi un tuo compagno di squadra in un Call of Duty qualsiasi? In generale sì, cioè, in realtà sì, a me dispiace se, vabbè, ma come mi dispiace se non lo so, a PES sbaglio il passaggio, per dire, stiamo giocando, cioè, perché non è, il punto è che non è che Una io questione sto di vivendo, narcisismo, ma probabilmente, non è proprio sono narcisismo, sbagliato è lo stiamo giocando assieme e mi dispiace se faccio un errore che danneggia la squadra, non è assolutamente il, oh Madonna, ho sparato a un mio amico. Ah, ok, E giù con i lacrimoni, Esatto. oddio, l'ho Se ucciso. tu volontariamente, se trovi una persona magari che a un certo punto vuole sfasare, dice mo sparo a questo mio amico che ho davanti, no, gli spara alle spalle, no? Quanto il suo atto morale potrebbe essere condannabile su un piano, tra virgolette, reale? Cioè la pulsione a questa violenza è mediata dal videogioco e quindi si può dire che diciamo lascia il tempo che trova, oppure ha una rilevanza di tipo morale che mi fa capire che tipo di persona è quella lì? Beh, allora, ripeto, fermo restando che, come si diceva prima, ognuno poi queste cose, secondo la sua sensibilità, le vive a modo suo. Secondo me, lì l'unica rilevanza morale è quella del è il rompecoglioni che sta rovinando il gioco divertente agli altri. Cioè, non c'è minimamente il Concordo, discorso del concordo. contenuto, dell'uccidere la persona. È proprio Perfetto. solo la persona che dà fastidio a gente che si sta Ok, divertendo. quindi azione contestuale per te, non ha alcuna rilevanza morale. Secondo Cioè, me quindi. sì, perlomeno per come sono i videogiochi adesso, poi non escludo che nel momento in cui scatta la fantascienza e si gioca con l'interfaccia neurale e sembra veramente di essere lì e quando ti sparano ti fai anche male, allora magari le cose un po' cambiano. Sì. È questo che praticamente dovrebbero domandarsi le istituzioni quando vanno a fare un rating di un videogioco. Cioè, loro, l'ho visto, che tutelano il PEGI in base a degli dei contenuti, più che l'età, che PEGI ricordiamo un indice di riferimento, non un divieto di gioco o meno, ci sono dei contenuti che rappresentano violenza, sesso, droga, eccetera. Cioè, e cose che si consiglia di evitare ad una certa età. Però Quindi. viene anche detto chiaramente che questo gioco è adatto solo a bambini di età superiore a 7 anni. Sì, è un consiglio infatti, non è un'imposizione o un divieto. Per cui ti spiego, al cinema non ci puoi andare se è vietato ai minori di 18 anni e tu ne hai 17. Il videogioco invece lo puoi acquistare a tuo rischio e pericolo perché è un consiglio che ti dà di non acquistarlo se magari non hai raggiunto una certa età, però Vabbè, sì, quindi mi infatti. stai dicendo che siccome un consiglio chi se ne frega anche se è sballato il giudizio? No, cioè nel senso dico che il orientamento del legislatore in questo caso nei confronti dei videogiochi è ben diverso rispetto al divieto imposto a chi invece non deve guardare certi film. E questo ci fa riflettere su come i contenuti dei videogiochi evidentemente sono edulcorati di conseguenza o comunque sono in qualche modo limitati rispetto a un discorso serio sulla cosa. Boh, questo entra nel campo della psicologia, della pedagogia. Grazie.
e vedere a che punto uno scenario videoludico possa rovinare uno scenario di crescita pre-post adolescenziale in un ragazzo che non dovrebbe giocare a certe esperienze. Potremmo adottare delle cavie. Vabbè, direi che noi siamo già delle cavie, degli ottimi esempi di come cazzo ci si come si cresce dopo. Allora comprate quello che cazzo vi pare, non succede niente. Beh, se mi posso, a 32 anni a fare un podcast, quindi non c'è nulla di grave. Se posso aggiungere una cosa, Pegi serve a persone, i genitori nella fattispecie, che non sanno assolutamente nulla di quello che vanno a comprare o che si trovano in casa acquistato dal figlio, sapere i contenuti, perché di un film magari se ne leggono sui giornali, televisione, i trailer eccetera, dei videogiochi magari ne sanno meno, e vedendo il pugnetto oppure la bombetta nelle iconcine del Pegi, o la pugnetta anche, ecco, anche perché quel pugno sì, effettivamente, però almeno capiscono subito di cosa parla il gioco ed eventualmente sottrarla.